tutti ragazzi, siamo qui oggi con il nuovo Traxxas Horse. Marco è andato in vacanza e ha lasciato me fare questa presentazione. Traxxas Horse è il nuovo monster casa Traxxas, appunto. È un mostrino piccolino, ha una dimensione che mancava, ok? È simile più o meno al Rustler come dimensione, ma formato monster. È un po' più divertente a nostro avviso, è un mezzo versatile. Il monster vi consente terreni un po' più accidentati, è un mezzo che potete lasciare comodamente in macchina, un po' più piccolo di altri modelli tipo il Max, e certamente più piccolo dell'X Max, che invece è un bestione, ok? È un mezzo che potremmo paragonare più o meno al Granite di casa Arma come tipologia. Se vedete, sono abbastanza simili come formato, ok? Sappiamo che Traxxas fa diciamo modelli con una filosofia diversa rispetto ad altri brand, hanno una concezione molto intelligente di come sono composte le macchine, di come si smontano, si rimontano. L'estetica Traxxas è indiscutibile, sono modelli molto molto belli. C'è la parte della carrozzeria che ha ovviamente la chiusura facilitata. Hanno le funzioni autoribaltamento, autorotezzamento e l'elettronica intelligente del telecomando integrato con il modulo wifi che potete abbinare all'applicazione sul vostro telefono. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questo Traxxas Horse. Il telaio, come vedete, assomiglia al telaio della Slash, ma non è il telaio della Slash, anche se molte parti di ricambio di questo modello sono prese in prestito ad altri modelli di sempre casa Traxxas, ovviamente, e quindi non avrete problemi certamente a reperire pezzi di ricambio sul mercato. Dobbiamo dire che Traxxas è il marchio che forse più di tutti vi assicura una disponibilità di pezzi di ricambio sulla lunga data, quindi anche per modelli molto vecchi voi trovate ancora l'assistenza e il supporto di pezzi di ricambio, cosa non sempre vera per tutte le marche. Quindi abbiamo detto telaio simile alla Slash, molto intelligente per come è costituito, per come si può smontare. Con quattro viti si può togliere tutta la parte del retrotreno e similmente anche l'avantreno, se non fosse per il meccanismo del servo che rende l'operazione un pochino più complessa. Ma comunque è molto semplice fare assistenza su questo tipo di modelli. Il motore, vediamo che rispetto al modello 3S appunto del modello Slash, è il Velineon XL, è lo stesso motore che viene montato sul Traxxas Max. È un motore da 2400 giri, quindi un motore che ha una buona coppia, probabilmente un motore che avrà meno problemi di surriscaldamento rispetto alle versioni 3S tipo anche Arma Granite, ma tutti i modelli 3S, ma anche Rustler, che monta motori che vanno a circa 3500-3800 giri, quindi tendono a riscaldare di più. Ovviamente questo viene compensato da un pignone più grande che comunque garantisce al mezzo di poter raggiungere una buona velocità di circa 60 miglia orarie dichiarati dalla casa Traxxas, e quindi arrivate ai vostri 80-90 all'ora, ok? La velocità è indicativa, perché con il Monster voi non andrete a fare velocità, piuttosto andrete a fare salti, andrete a fare backflip ed evoluzioni nello spazio. Il regolatore è un regolatore il classico VXL 3S, il servo è sempre il 2075, sono servi che hanno più o meno una coppia di 8 kg, 9 kg, ok? I servi di scatola su tutti i modelli è una cosa che va cambiata prima o poi, perché è dimensionato per girare le ruote, ma non per atterrare sulle ruote. Quando il modello atterra sulla ruota arriva una coppia al meccanismo del servo comando che mette in crisi gli ingranaggi interni che sono di plastica e spesso lo fa saltare. Il vano di alloggiamento della batteria è stato ampliato per consentire di installare batterie più capienti rispetto alle versioni sempre Slash. Le ruote
hanno sono ruote con esagono, sono ruote da 2.8 pollici con esagono da 12 mm, il che vi consente di poter cambiare con una serie infinita di gomme aftermarket da Proline, Luiz e quant'altro. Le gomme di scatola sono un pochino durette come gomma, raramente troviamo delle gomme di scatola sul motore, su modelli RTR che sono già di una mescola performante. Il più delle volte, appunto, se vogliamo delle prestazioni particolari, le vogliamo cambiare, però le sue scatole a favore hanno una buona durata. Sono gomme un po' più dure, quindi anche quando le utilizzate su piazzali o su terreni più duri, sono gomme che si consumano di meno. Per questo modello, come un po' tutti i modelli Traxxas, sono disponibili una serie di upgrade infinita, dai semiassi di trasmissione che di scatola sono in plastica e quindi si possono sostituire con quelli in metallo, così come barilotti, braccetti che si possono montare in erga, sospensioni. Questo tipo di sospensioni normalmente soffre per il cappuccio che è in plastica e con i salti spesso va a staccarsi dalla filettatura del corpo ammortizzatore che è sempre in plastica. Si può cambiare solo il cappuccio mettendolo in alluminio o anche cercare degli ammortizzatori diversi, per esempio i Big Bore sempre fatti da Traxxas. Macchine che potete usare con due celle, tre celle. Ovviamente due celle è consigliato perché è molto gestibile anche da modellisti alle prime armi. 3S diventa parecchio cattiva, molto divertente, vero? Ok. La cattiveria è anche ben gestita dal controllo della stabilità, il DSM, che è di serie su tutti i modelli Traxxas, quindi quando la macchina in accelerata tende ad imbarcarsi, il sistema elettronico agisce sul servo e provvede a una controstrazzata che vi rimette in linea il modello. Che altro dire? Traxxas ovviamente per filosofia produce modelli che utilizzano parecchia plastica, anzi solamente plastica, ok? Ma questo non è da considerare un punto a sfavore. Vediamo che anche modelli come l'X-Max è un modello che è realizzato con componenti in plastica, sono componenti in teflon di altissima qualità, componenti che sono fatti per cedere quando è necessario, quando il vostro braccetto, il vostro pezzo che è sottoposto a una tensione derivante da un nutro molto importante va a rompersi. Questo significa che l'energia che ha accumulato viene rilasciata in questa rottura e non si trasmette invece al telaio. Quindi se noi andassimo a sostituire i pezzi in plastica, come viene fatto a volte con dei pezzi in Ergal, non avremo altro che un trasferimento delle sollecitazioni da quel pezzo a qualcosa più a monte, quindi per esempio al telaio. Okay? Noi vi consigliamo quindi di utilizzarlo per lo più stock, oppure sì, cambiando alcuni pezzi che possono essere semiassi, possono essere le ruote, gli ammortizzatori, sicuramente il servo, l'elettronica è a posto, ma non andrei ad aggiungere altro. Per ora è disponibile nelle colorazioni verde e nero, verde e blu e arancio e viola, ma non è escluso che Traxxas proporrà delle nuove tonalità. Detto questo, voi sapete che l'ultima prova da fare è quella in pista, quindi vi aspettiamo alla Crash Gang Arena Verona. Se non la conoscete, venite a trovarci, sarete i nostri ospiti e andremo a vedere questo mezzo come si comporta per davvero. Ciao ragazzi, alla prossima!